mentre l'aspettavo, mi sono informato un po' in giro. I suoi amici mi hanno parlato di lei. Ah sì? Che cosa hanno detto? Ad essere sinceri, non è uscito un ritratto incoraggiante. Sì, lei è simpatico, molto conosciuto, però ha un brutto carattere. Ho un brutto carattere? Ho un brutto carattere io? Sì! Sì? Ve ne approfittate perché siete in tanti a parlare. Ma presi uno per uno. Ho un brutto carattere io? Sì! Bravo! Hai del fegato. I suoi amici sostengono che lei è così irascibile e intrattabile perché non si è ancora sposato. Io sono irascibile e sposato perché non sono ancora trattato. Irascibile e intrattabile perché non si è ancora sposato. Allora, ho capito bene. Irascibile e sposato perché non sono ancora trattato. E voi avete avuto il coraggio di dire questo, razza di matrimoniati che non siete altro. Voi vi siete rovinati col matrimonio, piuttosto. Le donne vi hanno cambiato, rivoltati, plagiati. A te non ti dico niente perché mi fai pena. Tu avevi una montagna di capelli qua, una foresta. E tu eri un grissino! Scansati, uovo di Pasqua. Tu non eri campione di braccio di ferro? Sì, e allora cosa vuoi? E allora dimostrami la tua forza, uomo sposato. Tu eri alto 2,40 m. E tu riuscivi a vedere un uccello distante un miglio, ora invece non riesci più neanche a vedere il tuo. E voi compiangete me. Io mi sento bene, forte, tranquillo, in perfetta forma. C'è qualcuno di voi che a 40 anni riesce a fare questo? E poi senza mani.